lì. Aspetta, non mi ricordo che c'era altro da fare. Missioni. Allora, queste sono le sfide. Indaga sul percorso di addestramento. No, facciamo prima questo. Generalmente interno, una misura di sicurezza sta impedendo a Jess di cercare il settore dove va. Jess si prepara a cercare il settore manutenzione. Aiuta il capo della sicurezza Arish. Ma l'ho già fatto. L'avevo già fatta, scusa. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Se proprio vuoi parlare. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe. Mr. Being. She helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Brava. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here, in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found two matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the HIS first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my key card. The sector elevator will take you there. Grazie. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past, I am so
close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Sì, ma... meno... Club dei vecchi amici. Manutenzione, bersagli principali. Questa c'ha qualcosa di nuovo da dire? Hi, Jesse. Eh sì. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Now, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What, no. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Sì, ma stai calma. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. It's just... wow. This blows my control point theories right out of the water. I love it. Allora, questa dov'è? I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? He's usually in his office in research, or one of his labs. Dr. Darling has quite a few, all around the bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. Grazie, Forgathers. Not all of them, no. Some had volatile material. That's ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought of a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? Allora, cos'è questo? What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. This place has a bad habit of moving around, huh? So you notice the building shifts? No. Did you know that 39% of bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, very. Yet one time, a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark. Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? Infatti. You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling. See, when bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, study the materials, the altered... It's always something we've never seen before. Studying them required... Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the bureau, including this... Vabbè. Cazzacci tuoi. See you soon. Ciao. Be careful out there. Certo che sì. C'è roba da prendere qua. No. Allora... dunque. Meno 7, meno 9, questa te la puoi tenere. Poi. Cos'è che ho preso qua dal telefono rosso? Liss. Ma l'avevo già visto.
Ok, capo, ci provo. Stupida piramide al contrario. Allora, vediamo. Perché c'è il tempo? Vai a convertitore di energia CSN. Andiamo. No, dov'è l'ascensore? Convertitori di energia SCS. Sì, vabbè, potevo usare il teletrasporto. Cioè, ti mette delle missioni a tempo anche. Possibile. I punti abilità c'ho. Giusto. I have to see the ability points. Ah sì, power plant. Non me la ricordavo. Prepariamo le armi. No? Ah. Di Cristo. Dai, mi serve roba. Convertitori di energia. Ho sbagliato. Ah, giusto, è vero. Ok. Guarda che c'era il coso qua perfetto. Signori, cerchiano pure i bastardi. Troia.
sta roba. Porca puttana. C'è qualcuno che mi shotta e non so chi. Mo? No, di qua. Non di qua. Allora, fammi vedere. Ah, mi serve il punto. Ah. Eccoci. No! Ah, devono essere delle robe speciali. Peccato. Mi spieghi? Allora, le abilità. Questo ne vuole 3, assolutamente ancora più vita. No, più controllo. Cazzo. Danni da mischia. Danni da lancio o la vita? Perché mi fanno un male cane, cazzo. Questo cos'è? Ah, quello eh no, devo fare questi. Anche perché la mischia, quando mai ci vado in mischia? Poi devo sbloccare questo. 2. Lancia nemici leggeri. Fico. Ah, quando la salute è bassa. Trattiene e lancia fino a 3 oggetti. Poi. Uccidere guardie X nel settore esecutivo. Colpi alla testa. Nel settore mono... Che palle però questa roba dei settori! Allora, torniamo... all'esecutivo centrale, per forza. Cazzo però, che... due coglioni! Perché c'aveva il timer quella missione là? Buongiorno. Allora. Aspetta. Indaga sul percorso di addestramento. Allora, dovrei far pure questa. Danni più 15.
velocità di ricarica, danni più 18. Allora, questa me la togli. Questa qua cos'ho? Diffusione proiettili. Invece mi sa che faccio danni, rinculo, accuratezza. Ah, diffusione proiettili meno 6, quindi questo posso. Rinculo, accuratezza, proiettili sparati. Diffusione proiettili, anche questo posso mandarlo a fanculo. Questa è diffusione proiettili, no, non mi piace. Dammi danni, che fa abbastanza poco. Mod personali. Allora, meno 9 di lancio. Ripristino la salute più 22. Basta. Ma che ce li ho tutti doppi questi? Energia più 6, velocità recupero energia. Dov'è che... Creazione astrali era. Mod. No. Forma e arma. Ah! Tre impulsi rituali, che palle. Livello creazione 1, potrei potenziare però. Con 5.000, 4 casse. Okay. Molto bene. Modo arma oscurato insolito. Proviamo. Questo? Rinculo ancora. Proviamo uno di questo. Salute più 24. Vedi che... Allora, possibilità recupero munizioni per colpo a segno. Cioè, ci sta, però... più 24, però questo mi dà più 25, sì, vabbè, lo teniamo. Allora, devo andare... Ah, giusto, il percorso di addestramento. C'è qua... Spostamento rapido. Che poi perché è nel coso di manutenzione? Dov'è che ero andato prima? Centrale? La mappa che non si capisce! Infatti è quello sbagliato. Allora, ventilazione, elevator. Direi di no. E la manutenzione centrale.
Sì. Quindi vabbè. Ho sbagliato tasto. Adesso spuntano i buoni amici. No? Sembra di no. Eccoci qua. Allora, field training. Andiamo al field training. No, eh? E cosa indago? Che stupido. No. Devo trovare Marshall. Settore ricerche. Quindi torniamo qua. Un po' di teletrasporto che non fa mai male. Director Faden. Sì, sono io. Grazie per avermelo ricordato. Elevation. Ah no, ma questo è solo per andare al secondo piano. Non è l'elevator giusto. La ventilazione, no. Convertitori di energia, sale di controllo. Però io da qua ci arrivavo, scusa. Questo è per andare solo alla ventilazione, ma io non devo andare alla ventilazione. Io devo andare... Porca puttana! Some of these workers wanna play action hero. Era là dentro, era. Non voglio usare troppi teletrasporti. Manutenzione centrale, gli energy converters. Pompe refrigeranti. Oh. Volete giocare? Giochiamo. Minchia se li odio questi. Cioè, non è possibile. Come fanno ad avere le munizioni teleguidate? Medaglie! Porca troia! Cioè, non è possibile ancora. Cioè non esistono i razzi teleguidati.
Spara sto cazzo. Cioè no. Impossibile, oh. Se non altro mi danno punti, però che due coglioni. Ma cosa c'è? Nulla è infinito. Vabbè, facciamo così perché ho rotto le palle. Sono già perso. Che palle. Sapete? Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. A lot of these questions could be answered by obtaining a live specimen. Ah, settore ricerche. Oh, vediamo mo. Porca puttana. Cosa? Perché? Andiamo, Jack. Andiamo fuori. Allora, ricerca e parapsicologia. Somebody thought this video would make for great internal communications. I'm looking at you, Mr. Tomasi. No, Tomasi è uno stronzo, non c'è. Allora, qua è tutto scassato. Ritual Division. Oh, c'è niente. Huh. Buongiorno, buongiorno. Ecco. No, questi! Questi li odio. Cazzo, mi ha anche aumentato il livello. Pensando. Ah! Boh. Sì, qua mi aumenta il livello, ma chi è ancora? Ui, c'è chi? Oh.
grazie. Guarda qua quanta vita. Scusate, è per il mio bene. Cos'è qua? Ah. Struttura intrusiva, ok. Sicuramente che qua. Esatto. Queste non le tolgo sicuramente io. Raga, potresti darmi degli indizi? Devo vagare così a caso. Dove sono qua? C'è lo shelter. E là? Nessuno si è messo in salvo? Allora, qua c'è parapsicologia, qua si fa caffetteria, dimensione, ricerca dimensionale, l'ufficio del dottor Darling. Ma io devo trovare Marshall. Qua si scende. Dove? What is this? C'è sta roba? Una camera anecoica per cosa? What? Ma che storia è? No, questa la devo vedere, vediamo. Questionario sulla canzone. Cecchino Is, eccoli qua. Eliminazione pure, porca puttana. Cecchini Is non sono meno pericolosi, ma va? Tenere la distanza, tenendo posizione elevata, è opportuno prestare attenzione negli spazi aperti. No. Ah, anche la baionetta hanno. Bene. Questionare sulla... Risponde alle domande entro 2 minuti di ascolto. La canzone ha portato a galla qualche ricordo in particolare? In caso positivo, risposta. Hai provato qualche forte emozione in un punto qualsiasi della canzone? Quale emozione? Ti è apparsa un'immagine chiara di un'arma durante la canzone? Fornisce una risposta dettagliata dell'ambiente circostante attuale. Come lo vedi? Hai mai sentito delle voci sussurrare senza nessun'altra persona? Cosa dicevano? Puoi sentirle ora? Scegli uno dei due abbinamenti. Uno o due. A o B. Giorno o notte. Mela o arancia. Esaurirsi o affievolirsi. Vabbè. Thunder my dike. Allora, ho paura del copyright. Aiuto, aiuto, c'è il copyright. Ah! No, no, via, ciao. Spegni, spegni. Io pensavo che te la sparava tipo... No, eh. Va bene. Quindi, cosa ho scoperto qua? Niente. Perché mi segna... Ah, c'è un'altra... No, non è una porta. Il bosco verticale qua in Milano. Allora, qua è chiuso, qua è chiuso. Qua non credo di poter venire. Ah. Cosa
sarà questa roba? Vabbè, intanto ho sbloccato... No. Qua spunta qualcosa. Ma cosa? Utilità delle soglie. Le soglie sono sempre tornate là. Quando una nuova soglia si manifesta, tramite non sappiamo mai quale nuova scoperta. Dobbiamo saper cogliere. Questo rapporto non è esaurito. La cava ci ha fornito la roccia nera. Ah, ok. Ma anche se la muffa avesse un qualche valore, sarebbe comunque difficile da sfruttare. Ah, una muffa prolifica. Ok. Questa è una muffa. È una muffa della roccia nera. Eccolo là. Spero di... E dai! Che cazzo. Efficienza lancio. Allora, non so se abbiamo fatto il giro. Sì, ok. Avete rotto le palle. Ciao Tina. Ops. Allora, questa sarà la caffetteria, immagino. Stupide telecamere del cazzo. I cessi. Sembra qualcosa di utile nei cessi? Ma solo per far vedere che Tonino li pulisce là. Asma, sta smal là. Asti. Vabbè, c'è niente. Anche sti cessi non c'è niente. Beh. Ah, ok. Volevi. Boh. Ok, vicolo cieco. Questa è la caffetteria, immagino. What is this? Perché queste porte sono sigillate con... Analisi della roccia nera, vabbè, lo leggerò. Queste in teoria non dovrebbero essere sotto copyright. Allora, parapsicologi. Quello lì l'ho già aperto. Ok, ho fatto il giro. E niente, andiamo al dottor Darling Office. Parapsicologia, Darling Office, Dimensional Research. Anche perché lì non ci posso andare, quindi... Ah, quella là è parapsicologia. Ok. Qua c'è uno shelter. Lo apriamo. Vuoto. Sì, grazie. Esecutivo, no di is. Sarebbe? Ma queste cosa dovrebbero essere? Vai al Dipartimento Comunicazioni.
E c'ha il tempo. E cosa mi rappresenta? Mi fa il culo, mi fanno, come prima. Vabbè, non vedo altre stanze, andiamo su. Io arrivo da là, tra l'altro. Facciamoli fuori che non si sa mai. Potrebbero tornare. Lamentela sulle piante, non ci interessa. Beh? Non siete invitati, va bene? Ole, questa è una proiezione personale. Vediamoci il filmino. Sincronicità. Ma non posso vederlo. Niente filmino. Ok. Ah, funziona ancora. Vabbè. Finito qua. E di là? Probabilmente si va da là sotto. Ho capito, ma... Perché? Chi è questo? Merda. Merda. Se con un po' corpo ce l'hai, ma non è che sia... Allora, Ritual Division è chiusa. Shifting environment. Andiamo all'ufficio del dottor Tonino. Figata con gli alberi dentro, cioè un po' esagerato però. Il buco? Un po' di corrispondenza. Prego inserire floppino. Citazione. Allora, lì c'è l'ufficio del dottor Darling. E qua, ricerca dimensionale. Andiamo. Ah, tra l'altro, sono proprio dalla parte opposta. Sono dalla parte opposta dove dovrei andare. Ma non si capisce un cazzo con sta mappa di merda. Cioè, suona l'allarme e si apre. Cos'è sta roba? Constantly changing labyrinth. You can never pass through. Dimensional research. Every measure of security. Ok, capo. Ah, queste sono misure di sicurezza. Ma io non devo andare qua. Labirinto del posacenere. No, non ci tengo. Ho paura. Barriera antifuoco. Ah, questa è la barriera antifuoco, immagino. Aprite, voglio andarmene!
Eccoli. No. Sì che ci sono. Dove? Non è neanche la... Questo è il labirinto del dottor Darling. Controprova sul piano astrale. Del cubo del cubo. Che cubo? Le palline. Despite what you may have heard, teoria della risonanza. We're not tracking your movements. Listening to your conversations. Ah, quindi quello lì è il famoso dottor Dahl. Sembra un po' pazzerello il dottor Dahl. Think of them as a life preserver. Sì, ma io devo trovare ancora dove devo andare, porca puttana, possibile? Cioè, non è possibile. Sto cazzo di cinema multipiano, non riesco... Puttana. Cazzo, cos'è? Ma sparisce? Allora, io devo andare là in alto e fin qua ci sono arrivato. Là in alto, è là? Sì. Mi faccio del male? Sì, ma tanto lì c'è la vita. Porca puttana. Adesso dove cazzo? Chissà dove era l'ultimo punto di controllo. Control. Non è consigliabile rimanere fermi. No, non me ne ero accorto. Visto che è molto Max Payne come stile. No. Beh, i collezionabili sono presi, giusto? Ok. Dai, su, facciamola finita. Allora, di qua. Ma di qua c'è uno shelter. C'è un altro passaggio? Infatti, i collezionabili sono tutti. Parapsicologia. Ma era chiuso prima! C'era Liz fino a 2 minuti fa! Ma dai, ma non è possibile. Ma perché mi devi prendere per il culo così? Porca troia. Qualcuno qua sta facendo lo sbroppo. She's in trouble. I need to reach her.
She's or is? Parakinesiologia. Esibizione astrale, parapsicologia. No, andiamo... La madonna. Ha shiftato male qua il posto. Ok. Signori. Sono robe che esplodono. Che vi fate saltare in aria da soli, Cristo Dio. No. Porca puttana. Basta! Questi popoli odio a morte. C'è esibizione astrale. Però prima ripuliamo il luogo qua. No. Mi sa che ha chiamato l'emergenza. E questo? Non è Marsha. Ah, qua qualcuno è morto male. Qua c'è roba svolacchiante e qua c'è un altro. Ma è lisso questo. Eh sì, qualcuno qua stava facendo. Allora, esibizione astrale. Qua sopra cosa c'è? Altre stanze di... What? Manichini. Area sigillata. C'è stata una fuga di qualcosa qua. Vabbè, andiamo in esibizione astrale. Giusto? Sì, è giusto. Oh, eccolo qua. Salve. Ehi là. Ah, lui è Darling. Ma no, dice che sì, è lui. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid. The board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Vabbè, se lo dici tu. Perforazione. Ah no, sì, ce l'ho già la perforazione, devo solo... Molto precisa, con un colpo caricato in grado di penetrare... Ah. Ah! Però volevo far prima questo. Caricatore generoso. Eh sì, elevato ratio di fuoco. Mod... Niente. No,
No, basta spendere, devo risparmiare. Allora, se non altro abbiamo preso il punto di controllo. Multiple hazard, vabbè. Riproduzione astrale. Altro video strano. Una dormita. Tanto non li possiamo recuperare. Oh, video interattivo. Introduzione a temi paranaturali. Presentazione 23. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place. Not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then, one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet, contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Grazie, darling. Oh my darling Clementine. Cosa che è qua, cosa che è qua. Non si sa. Ah, eccolo lì. I can't believe they keep that thing here. What the? Minchia. Cos'è un poltergeist vivente? Muori male. Ma ah, e devo andare a coparlo io. Ovvio. Ma? Ah! Stronzo di merda. Dove fare io questo coso? Muoviti! Aspetta. Questo qua. Ah! Questo. No. Merda, ho finito l'energia. No! Questo devi pigliare. No. Merda, dov'è l'altro coso? Porca puttana! Minchia.
Dai, vieni qua a non rompere i coglioni. Però se gli sparo posso tenerlo bada. Merda. Non so cosa devo fare però. Cosa cazzo dovrei fare? Salve. Ah, ok, lo attiro. Muoviti. What was the bureau doing with that thing? No, la roba che mi sta più sulle palle è che non si può distruggere. Quella è la roba che mi sta più sulle palle. E siccome ne troverò altri. Questo? Ah, ok. Stronzo. Ah, fortuna che ti toglie il controllo. Se no uno riapre. È un attimo. Allora, parapsicologia, ipnosi, laboratorio ipnosi extrasensoriale. Dica, madama. Marshall, are you still there? Shit. We're so close. We need to hurry. Sì, ma io non ho un cazzo di vita, però. Ah, guarda qua. Oh, cazzo. Ammassi isso. Curano i nemici. Minchia però. Dai che mi serve la vita. Che stronzo. Mi stava per shottare. Non l'ho capito. E poi sta troia smette di correre ogni 3 minuti. Porca puttana. Cristo di Dio. Cosa sta? Sì, sì, ok, non ho tempo. Guarda che non recupera un cazzo di vita. Cazzo c'è ancora. Mori! Cristo Dio! Ma
un cazzo sto pompa di merda. E dai! Questi cazzo di cosi telecomandati. Porca troia! Ah, ancora, oh cazzo! Un attimo! Cazzo di fatica, oh. Che cazzo fate voi lì? Quali coglioni? Tanto mi sa che si rifanno. Che poi non ho ancora capito se sono loro che ritornano. Caso siete spacciati. Vediamo qua se ho lasciato indietro roba. Che sono le luci rosse. Allora qua c'è parapsicologia, giusto? No, ipnosi è chiusa. Là è parapsicologia. No. Laboratorio extrasensoriale. Ah, tutto questo è parapsicologia. Velocità fuoco puntato. Sarebbe? Danni contro la corazza, no. Accuratezza. Zoom. Aspetta un attimo, sostituisci questo. Possibilità recupero. Questo ancora non ho capito cosa serve. Velocità ricarica. Sì, assolutamente sì. Mod personali, allora, salute. Costo energia lancio. Ma mi serve troppa salute. Vai via più 8, quindi via il più 6, 25, 29, via recupero energia 20, 24, via questo, via ovviamente. Ah, costo energia passione meno 12, energia lancio meno 9, meno 12, via. Buono. Uff. Sì, 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 lo so che c'è. Quindi questi si sono rifatti o non li avevo uccisi prima? Forse non li avevo uccisi prima. Poteri precognitivi. Ah, i preco, quelli di Minority Report. Ovviamente non sono quelli, però. Ma è qui.
vantage. Non ho capito queste missioni che spuntano così. Ipnosi, extrasensoriale, astral exhibition. Un pubblico bloccato. Ok, questa non... Pezzi di cervello. Contrattempo astrale. Questo. Gruppo di pensiero. Vabbè, cerchiamo di liberare qua un po'. Ricerca centrale para kinesiologia. Brava. Resistenza guarita. Spartimento di fortuna. Sarebbe a dire? No, le mod, questo. Merda. Tra 1000 posso fare questo. 15.000, 24.000. No, faccio prima la pistola, però. Parla con Masha nell'intercom vicino all'ascensore. Piano Marshall. Va bene, Marshall. Io ancora non sto capendo dove sto andando. Parapsicologia, paracinesiologia. Ah, cinesiologia, lo studio dei cinesi. Parapsicologia. Ah, fortuna e probabilità. Cos'è, una nuova materia dell'università? Dica. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on. I'm setting the elevator for you. We need to talk. She got that right. We need to talk. More of you? Really? Oh, God. Merda! Porca puttana, questi non danno neanche la vita. I need vita, 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 vita mia, Igor, Igor. Ah, quindi quelle lì spariscono quando spariscono i nemici. Allora vuol dire che non avevo ammazzato tutti i nemici, porca puttana. Ah, sono tornato indietro. What? Ah, giusto, prima avevo dovuto fare il super giro di qua. Ah. Ma... missioni. Ah, eccolo qua. Un pubblico bloccato. Indaga sull'oggetto del potere illuminatore per radiografie. Nel laboratorio di ipnosi. Ma prima devo parlare con la bastarda. La Madonna. Allora, divisione rituali, sincronicità, laboratorio, studi protettivi. Ah. Marshall is right down the hall. Di Marshall. Scusate ragazzi, dovevo farlo. In ordine. Questo cazzo di pompa non fa un cazzo di danno comunque. Oh scusa, erano vostri parenti? Non mi interessa. Allora.
Ah, sono dalla parte. Ok, sì, vedi che se li fanno. Marshall is waiting for you in the luck lab, just down the hall. Ok, quella mi aspetta di là. Questo immagino che sia per tornare giù a parapsicologia. E qua gli immancabili cessi. Niente. E questo? Inserto sulla paperella di gomma. Ma vaffanculo. Marshall's eager to speak with you, ma'am. She's just down the hall. Un attimo. Intanto fammi liberare questo. Grazie. Quindi è un'altra arma. La perforazione è molto precisa, con un colpo caricato in grado di penetrare corazze. Ah, solo due alla volta, che palle. Vediamo. Questi si muovono troppo. Boh. Non lo so. Vediamo. Forse quelli corazzati, forse. Zoom. Ah, sì, è tipo un fucile da cecchino. Vabbè, andiamo fortuna e probabilità. Ah, eccolo là, l'Antonia. E voi tutti qua imboscati? Già, avete paura di cosa? Guardatemi, sono una donna indifesa e voi non ce la fate. Cos'è questo? Piantina. What? Eh? È un quadrifoglio. Porta fortuna. D'altronde siamo una divisione fortuna. Preoccuparmi cosa? Chi? Questo? Ah, rilascia le energie negative. No. Prendi le energie positive. No. Cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? Di qua la roulette, cosa? Ah, ancora i cosi. Tic 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 tic. Ah, tutti oggetti porta fortuna. Ah, perché ovviamente secondo loro anche la fortuna è una roba del piano astrale. Cos'è la fortuna? Il pesce parlante. Cos'altro c'è? Questo lì che gioca a nascondino. Il gatto. Quello. Miau. Neanche gatto cinese qua, come cazzo si chiama? Gatto della fortuna. Vabbè,
Arrivo, Antonia. Dica. Congratulations on your appointment, Director Faden. I'm Helen Marshall, head of Bureau Operations. Zachariah's dead then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. It makes sense. None of this phases her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My Rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. Sì, e io devo disattivare tutti i sistemi di sicurezza, ma scusa, eh. Però una cosa, allora io che livello ho? Livello 3. Però vediamo se il laboratorio di ipnosi. Si era aperto tutto. Torno subito, eh. Non ti preoccupare. Ah, bello, un ascensore che si muove in diagonale. Perfetto. Abbiamo detto ipnosi che era di qua. Che palle che fate venire. Che troia. Troppo, vedi, è troppo lento quel coso lì. Merdosi che non danno neanche vita. Forse contro questi va bene quello lì. Minchia. Sì, ma per i miei gusti è troppo lento. Cazzo siete? Oh cazzo! Ma basta! No!
quando avrò quel cazzo di potenziamento delle granate, vedete. Stronzo. Allora, dov'era l'ipnosi? Ipnosi. Ah. Vabbè, ovviamente se vede ipnotizzato. I see it. Another object of power. They're just standing there, mesmerized by it. Cazzo fanno con tutte ste macchine per l'attacco, radiografie. No, non è per l'attacco. What? Aspetta, ok. E qua? No, devo prima attivare qualcosa. Signori, non badate a me. Sta a vedere che sono venuto qua per niente. Questa è chiusa. Fermi tutti. Cazzo. Se mi dà la missione vuol dire che ce la posso fare, no? Teste di Rorschach. Trova il modo di entrare nella stanza per legare l'illuminatore per radiografie. Devo solo riempirlo, credo. No. Ma che cazzo di casino è? Fatta? No. Ma perché se torno indietro? Cioè posso solo andare avanti. No. Dov'è che lo vuoi il cu... Ah! Là! Quindi... cosa sarebbe? Pieno in su... È così, no? Ok... Ah, era solo... Ma vaffanculo.
Voi rimanete lì, mi raccomando. Please state your name for the record. Paul Warren, astronaut, first class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal entangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Astralnauti. Navigatore del piano astrale. Ma? Haha, adesso ve lo frego. E questo è un oggetto del potere. Cosa mi fa fare? Usa l'abilità sequestro. Cioè? Sei stronzo, scusa. Ma scusa. Perché è tornato normale? O è un altro? Boh. Che palle, però. Potresti essere più chiaro. Cioè, si esaurisce dopo un po', si esaurisce quando muore. Sì, grazie. Posso farlo da distante? Sì. E qualcun altro? Andate a prendere quello dorato, dov'è? Io e la radiografia. Vabbè, grazie.
Sì, questo mi conforta. The brains were fried when I took over the object. E vabbè, è qua. Qualcun altro? Eccoli qua. Però adesso mi posso fare gli alleati. Non se sono questi esplosivi. No, gli esploditori no! No, basta esploditori! Ah, anche loro! Dai, 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 dai! Spostati! Ma Cristo Dio! Basta! Cerca gli altri. Ancora. Acca. È quasi meglio sparare senza mirare. Cioè, ma basta però, basta! Basta! Cristo di un Dio! Porca puttana, oh! Tutte le volte 4 milioni te ne deve dare. Tutte le volte. Porca troia. Adesso aspetta, perché io volevo vedere, visto che l'ipnosi era... Voglio andare all'extrasensory. L'ipnosi era extra. What? Cos'è sta roba? Vabbè, le investigazioni. Un nastro che non va. Prima di premere il pulsante. Mamma mia. Ah, non è che viene fuori un altro dei super schifoidi. Cioè ci sono delle missioni nascoste, delle secondarie che devono essere prese. Porca tra, ho sbagliato tasto. Tipo... No, ho sbagliato tasto! Vediamo... Trova il nastro preso dal dottor Darling. Trova il nastro portato nell'ufficio rituali. Jesse scopre l'esistenza e registrazione di terapie distrazionali create Yoshimi Tokui. Ufficio rituali. Mo ricordarsi dov'era sto ufficio rituali, però. Ah, aspetta, non ho premuto il tasto. Scopo delle vasche sensoriali. Ah, non era il tasto, era un documento.
Allora, ufficio rituali. Allora, esibizione astrale. Chi si ricorda, mo? Parapsicologia, ipnosi, extrasensoriale. Dov'è l'ufficio rituali? Boh. Perché non te li segna neanche tutti sulla mappa, cazzo? Ah sì, ce l'ho venuto. Questi li avevo ammazzati tutti, mi pare. Para cinesiologia. Vediamo se c'è. Ah, abilità. Lancia granata e razzi contro i nemici. E questo? Durata. Ah, c'ha la durata il sequestro. Cioè, finché non li ammazzano oppure scade. Io farei un danno da lancio. E le granate. Slot. Oh, grazie signore, grazie. Allora, rapidità. Ok. No. Centro ricerca e parapsicologia. Riproduzione astrale, dove sono mo? Dai, oh, ho sbagliato tasto. Madonna che scatti, cos'è? Oh! Ah, aspetta, se faccio attiva me lo segna. Ah. Ah, mi sa che è da fortuna e probabilità, come non detto. Cazzo di casino. Cioè, comunque questi si rifanno. Cervello? Boh, andiamo. Fortuna e robe varie. Di qua torna indietro, esatto. Devo tornare giù. Sposta di lato. Oh, vabbè.
Ah, Ritual Division. Ecco qua, divisione rituali. Andiamo. Va bene, ci sono Antonia, dai, andiamo avanti. Guess we never thought we'd be fighting on our own turf. I've been impressed with it. I see the visual sensor. Aya. Tutte le volte. Dove cazzo è andato quel coso? Tana! Sì, ho capito, è proprio adesso, cazzo! Dov'è quella palla curativa di merda? Eccola là. Dai, carica. Gradirei avere una mano. Grazie. Abbiamo scoperto che mirare non serve a un cazzo praticamente. Vediamo. Muore. Ah ok, semplicemente muore. Però ragazzi, impegnatevi. Perché ci mette così tanto a ricaricare? No. Posto? Allora, di qua c'è Synchronicity. Oh, ancora bloccato. Vuol dire che c'è gente? Non sembrerebbe. Allora, aspetta che c'è lo shelter qua. Ore? Vabbè, mi sa che si fa ancora la cosa. Ritual Division, sembra il nome di una band. Qua c'è Central Research, ok. Sembrano degli zombie questi cosi qua. Ritual Office. Ovviamente non si passa. Qua non si passa. Ah giusto, devo liberare prima. Allora facciamo così. Che palle. Mo? Thank you.
The minion. I need the minion. Grazie. Muori, stronzo di merda. Adesso? Ah, adesso posso. Oh, grazie. Che cazzo di trip mentale sto gioco. Ho un'altra scelta. Niente, io stavo lì a puntare, non serve a un cazzo puntare. Cioè, solo quando sei tanto distante. Infatti mi sembrava un po' strana la mira così. Proprio tipo Max Payne. What? Cos'è questo? Un carretto che esplode. Vabbè, allora. Qua mi manca ancora un bel po' di roba. Beh, neanche tanto. Solo sti impulsi rituali di merda. Basta. Salvare, ho salvato. Ce la vediamo alla prossima.